Ciao! Ciao! Ci conosciamo? Ciao, sono Kelby, il nuovo vicino. Il nuovo vicino? Sì, guarda che qua i vicini io li conosco tutti. Siamo così, sono il capo della via io. Ecco qua le carte, dai, giochiamo. Adesso ti sfido a pallacanestro. Vicky? Ma non te lo ricordi che non sai giocare? Ma cosa ci fai dietro? Non mi convince affatto quello, secondo me è una spia russa. Che pizza, dobbiamo studiare per forza storia. Sì, guarda, veramente. Ma non possiamo fare qualcos'altro? Purtroppo no, l'interrogazione è domani, quindi devo assolutamente studiare tutto. Restaurazione, dai, studiamo. Giada, che stai combinando? Allora, non è che ti devi mangiare solo le parti di cioccolato, devi mangiare anche i cereali, eh? Guarda, cereali. Certo, come no. Giada? Cosa? Hanno appena suonato, non mi dire che ha invitato Ele. No, mamma, io non ho invitato Ele. Ricky? Sì? Ma non sarà mica Ele? No, no, almeno spero. Oh, meno male, anche perché te le immagini quelle due che litigano per tutto il pomeriggio. No, andiamo a vedere chi è. Fai che non sia Ele, fa che non sia Ele. Ciao. Ciao, ci conosciamo? Ciao, sono Kelby, il nuovo vicino. Il nuovo vicino? Prego, entra! Vi ho portato un pensiero. Per noi, grazie, grazie. Dimmi, Giada. Non dirlo, non dirlo. Grazie, portalo di là, portalo di là. Ti basti cereali che non ti sopporto più. Ma prego, entra, spogliati, dai. Ti offro qualcosa da bere. Che piacere, ma che ragazzo carino il nostro vicino. Dai, siediti. Ricky, è arrivato il tuo nuovo vicino di casa. Conosciamolo. Sì, dai, ci mancava questo, conosciamolo. Dai, dai, accomodati, forza, forza. Allora, guardi, qui. Perfetto, cosa ti offro da bere? Grazie, grazie di averci portato l'uovo di Pasqua, Natale. Caduto. Grazie, sì. Gentilissimo. Senti, cosa ti posso offrire? Qualcosa da bere, da mangiare? Hai sete? Bene, tu cosa? Tu t'arrangi. Dai, dai! Quindi da quant'è che abiti qua? Da una settimana. Ciao, piacere, io sono Giada, fammi sedere qua. Dai, Giada, fammi sedere qua. Sono io! Dai, fammi sedere qua! Vabbè, basta, ho capito, mi sedere qua. Piacere, comunque, io sono Chiara. Piacere. E io sono Riccardo. E io sono Kelvin. E io sono Riccardo. Ve l'ho capito. E io sono... Sì, lo so che l'ho già detto. Piacere, Riccardo. Piacere, Kelvin. Sì, che bello! Vi siete conosciuti! Sì, ci siamo conosciuti. Che bene, 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 ragazzi. Bellissimo. Bello, sì. Bello. E cosa vi porto per merenda? Quindi quando è che si trasferisce? Non ho capito. No, è già qui, si è già trasferito. Ah, ok, quindi rimane. Sì, rimane. Bene, rimani, no? Sì, ah, sono contento, sono contento. Si vede che sei contento, sì. Ma ti rimani. Vai, siediti. Ho un tè verde. Siediti anche tu. Ok, un tè verde per tutti. Ho una camomilla che forse è meglio. Ah, una cioccolata fredda, grazie. Allora, come ti trovi qua? Sì, dai, dici, bene, bene. Dici. Molto bello il vicinato. Sì, guarda che qua i vicini io li conosco tutti. Siamo così, sono il capo della via io. Quindi, quanti anni hai? Io ne ho 17 anni. Ah, 17. Io 19 ne ho. Non è vero, ce ne ha 18. Che cosa studi? Faccio l'alberghiero. Bello, sai cucinare? Sì, sì, certo. Vabbè, io sono bravissimo a cucinare, neanche ho fatto la scuola, sono autodidatta. Faccio la pasta aglio, olio e peperoncino più buona del mondo. E dici, sei fidanzato? No, no, vabbè, dai, non ci interessa, non ci interessa. Dai, ti sfido, giochiamo a carte, vediamo che sai fare. Va bene. Sentiamo, a cosa mi vuoi sfidare? Io sono bravo a carte. Ah, sei bravo? Come te la cavi a ruba mazzetto, eh? Io sono il campione. Oh, mazzetto. Questo è un gioco per i poppanti. Sì, sì, per i poppanti. Lo dici solo perché sai di perdere, vero? Ecco le carte, dai, giochiamo. Mio fratello è sempre il solito. Comunque io tipo per Kelvin. Sì, anche io. Vi sbagliate, ragazze. Io sono il campione, vincerò. So contare tutte le carte. Scopa. Perfetto, c'è delle carte bellissime. E
potrei vincere. Vincerai sicuramente tu. Intanto stiamo giocando a ruba mazzetta, non a scopa. Ah, hai ragione. Allora, fammi pensare. Ah, blackjack! Ho vinto! Non posso vincere con queste carte. Devo imbrogliare. Guardate cosa qua. Ma cosa c'è lì per terra? Ragazzi, intanto non è un insetto ma un miriapode. E poi ci penso io. Altro che Kelvin, guardate. Ah sì, un centopiedi della Tasmania. Si è mosso, che schifo. Via. Che schifo. Perfetto, ora tocca a me. Sono tutti distratti. Cerchiamo i gialli. Eccolo qua. Ok, ci sono. Dove eravamo rimasti? Ah, ho fatto briscola, ho vinto. Oh, meno male che avete ucciso l'insetto. Che bravo, Kelvin. Meno male che io ho ucciso il miriapode. Ho vinto. Jolly. No. Oh, ho imbrogliato sicuramente. Basta, io me ne vado. Kelvin, non ci fare caso. È sempre così. È il perdente. Ecco. Adesso ti sfido a pallacanestro. Io sono un professionista di pallacanestro. Anch'io. Vicky? Ma non te lo ricordi che non sai giocare? Io non so giocare, io sono bravissimo, Ragazzi, ma siete proprio convinti di voler fare questa sfida? Certo, dammi la palla. Sì. Sono il campione, Tranquilla, ti lascio stare. Dai, dammi questa palla che non sei manco mai più. No, inizio io che sono il più bravo. Hai visto? Che arriva prima se vince. È primo andato. Alla fortuna del principiante, guarda il maestro all'opera. Guarda come si tira, così devi dare la rotazione. Vabbè, la prima era solo per farti vedere cosa non bisogna fare, ovviamente. Ricky, gliel'avevo detto di non giocare a basket. Imbarazzante. Ok. Vabbè, andrà meglio il prossimo. Quattro. Ok, adesso mi devo concentrare. Oh no. 5. Ok. L'ho fatto. Vabbè, questo era difficilissimo. Farà almeno 6. Ho vinto io. 6. Ho vinto. Senta mio amico Kelvin. Vabbè, ho vinto io anche stavolta. Sono troppo bravo. Non preoccuparti. Sì, sono ci tu. Sì. Scusa Ricky, ma secondo noi ha vinto Kelvin. Cosa? Ma mi sa che voi avete visto un'altra partita, perché sono stato fenomenale. Sì. Ma che carino il tuo nuovo vicino di casa. Spero che viene spesso. Oh ragazzi, avete visto che carino Kelvin? Sì. Dovremmo invitarlo più spesso a fare merenda con noi. Che cosa ci fai dietro? Non mi convince affatto quello. Secondo me è una spia russa. Lo dobbiamo cacciare dal vicinato. Ricky, non so se hai presente i russi come sono fatti. È truccato, è sotto copertura ragazze. Non capite, voi non capite. È pericoloso. Vabbè, lasciamolo parlare. Devo scogitare un piano, non può rimanere qua. Abitare di fianco a noi. Ecco qua ragazzi, vi ho portato la merenda. È proprio un piacere averti qui come vicino. Guarda, sei delizioso. Fate largo. Aspetta. Mi sfido a forza 4. Ma che problemi ha questo ragazzo? Ma Riccardo è impazzito, ragazzi, aiutatemi voi. Ricky, posso giocare anche io? No, non puoi giocare tu, questa è una sfida all'ultimo sangue fra me e Kelvin. Sei pronto? Ok. Giada, tu giochi con Kelvin? Dai, ti sfido, giochiamo. Ci sto. Ti stai creando già una carta, Ricky? Amicetti, mettete un like se anche voi questa situazione sembra veramente surreale. Kelvin, io ti aiuto perché sono bravissimo a questo gioco. Va bene, lo so che sei bravissimo. Kelvin, anch'io ti voglio aiutare. Va bene, lo so che hai voluto aiutare me perché sono bravissimo e sono il campione. Chiara, tu eri la mia migliore amica. E Giada, tu sei mia sorella, perché nessuno mi vuole aiutare?
Vedrai che sono io il campione. Io sono il fucsia. Sì, sì, va bene. Io volevo essere il blu. No, forse volevo essere io il blu. Vabbè, fa niente. Vincerò. Dai, inizio io così ti spiego come si fa. Questa è la mossa vincente, ragazzi, ve lo dico. Allora, secondo me lo devi mettere a fianco lì, quello di Ricky. Va bene. Perfetto. Quattro. Ah no, forse no. Bravo, hai vinto! Lo sapevo che avrei vinto io. Aspetta, no. Come hai vinto? Come è possibile? 1, 2, 3. Bravo, anch'io. 1, 2, 3, 4. Oh no, non va bene così. Oh, ho perso. Pure a forza 4 mi ha battuto. E adesso cosa faccio? Devo essere il campione, devo vincere io. Sappi che io non mi fido affatto di te. E neanch'io di te. Bene. 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 Vabbè, io me ne devo andare. No! Come te ne devi andare? No. Sì, infatti, lo dicevo che te ne devi andare. Quindi ti trasferisci? Comunque tornerò a trovarvi molto presto, perché mi sono trovato benissimo. Benissimo, sì, anch'io. Anch'io. Dai, sì, torna presto a trovarci, è stato un vero piacere. Grazie anche per me. Sì, 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 torna presto, ma prestissimo proprio, dai, ciao. Chiudiamo, chiudiamo tutto qua. Ma Ricky! Ok, chiuso, sigillato. Ma che modi sono, ma ragazze, è stato così carino. Oh, no. Non me la racconta giusto. Vero, non vediamo l'ora di rivederlo. Dovete stare nella larga, è pericoloso. Oh, Ricky. Comunque, se a voi vi è piaciuto questo video, a me per niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e al prossimo video è un super bacione. Oh, speriamo che torni presto. No. Tornerò presto.